un sindacalista ad hoc, il segretario regionale Cimo Marche, il dottor Luciano Moretti. Buongiorno. Caro dottore, siamo qui per il sit-in, colpire la sanità e colpire la salute. Chi meglio di lei può aiutarci a tracciare le coordinate di questa protesta? Questa protesta nasce dal fatto che i medici non ne possono più, che si sentono presi in giro, non tanto per il discorso che gli incrementi contrattuali sono pari a 80 euro lordi, il costo di una pizza, di una Coca-Cola al mese, diciamo, quanto il fatto che ci stanno proponendo a livello di contrattazione integrativa nazionale all'ARA delle norme contrattuali che sono peggiorative di quelle attuali, quindi ci hanno fatto aspettare 10 anni prendendoci in giro, stanno parlando di darci dei soldi che è uno sputo, ma ci vogliono peggiorare la qualità del lavoro e quindi noi ovviamente potremo offrire solo un servizio peggiorato ai cittadini. Ho sentito dei commenti molto duri in relazione a quanto stanziato, c'è chi ha parlato di elemosina. Ma sì, stanziare 1 miliardo non risolve niente, non risolve le cose. Cioè noi non abbiamo bisogno di queste notizie blef che escono fuori. Quella di aumentare il numero degli iscritti a medicina. Noi abbiamo bisogno di aumentare il numero degli specializzanti. Noi abbiamo bisogno di aumentare il numero della gente che si iscrive a radiologia, anestesia, pronto soccorso, pediatria, ginecologia, tutte quelle discipline che sono in sofferenza. Questa è una cosa concreta, questi sono dei paracottari. Quindi corsi di formazione, ma abbiamo bisogno di una classe politica che ci ascolti, cioè ascolti noi che siamo l'unico sindacato che per anni ha sempre rotto l'anima e ha sempre protestato perché non rispettavano le norme e non rispettavano le leggi. Adesso per risparmiare vogliono addirittura togliere anche le guardie di notte in medicina e chirurgia. Cioè, questo non è risparmio, questo è costruire un omicidificio. L'ospedale diventa un omicidificio, non diventa più un ospedale che tutela la salute di chi è più debole e di chi sta peggio. Ma guardi, nella mia regione addirittura, governata dal Partito Comunista da 50 anni, stanno aprendo al privato. Infatti era la mia prossima domanda, sembra insinuarsi un po' il sospetto che ci sia proprio una spinta verso il privato. Ma noi, io guardi, non ce l'ho con il privato, a me non interessa il pubblico o il privato, ci avevamo il modello Lombardia che metteva a confronto sia pubblico o privato, c'era una concorrenza e via di seguito. Il problema è che qua è diverso, prendono i soldi del pubblico, cioè che servono per finanziare le prestazioni aggiuntive, la libera professione, il 5%, e lo riversano sul privato, quindi tolgono risorse ai distretti, agli ospedali, ai poliambulatori per dare queste attività al privato. Cioè noi compriamo le TAC, noi compriamo l'ecografo, noi compriamo il mammografo, come succede per esempio nell'area vasta 3 di Macerata, però non abbiamo né i tecnici, né gli infermieri, né i radiologi. Quindi queste cose verranno date alla clinica privata, della tessera numero uno del Partito Comunista, che è il padrone della sanità. Stiamo rubando privata ai poveri? Sì, ma noi paghiamo i costi delle macchine, loro ci mettono il personale e fottono la gente. Questo è il rischio e la paura, ma non è tanto poi un rischio e una paura. Sono cose concrete perché le stanno già facendo. Noi abbiamo della gente che viene assunta in ospedale dove per legge uno entra con un concorso minimo, una laurea in medicina ancora con una specialità, e assumono delle persone che sono appena laureate in medicina. Cioè la gente si ritrova al pronto soccorso in un dipartimento di emergenza e urgenza o in un reparto di cardiologia, con persone che non hanno una specialità, non hanno nemmeno i 3 anni di medicina generica. Questa è la realtà che noi abbiamo nelle Marche.
No, ovviamente se tu vedi la graduatoria delle regioni su Repubblica è logico che le Marche vanno all'ultimo posto. Noi abbiamo addirittura un presidente che ha scritto in consiglio regionale, quindi non è che l'ha detto sbagliando, che se un dirigente non raggiunge gli obiettivi può essere licenziato. Sì, ma non ha capito che io non sono un dirigente, io sono un lavoratore subordinato, timbro. Il dirigente è il primario, non è il medico, quindi non conosce nemmeno i termini di diritto amministrativo, diritto giuridico e contrattuale. E noi siamo governati da uno che fa il presidente della regione e fa anche l'assessore, e di professione è professore di matematica, quindi ho dei dubbi anche che sappia fare i conti. Il dottor Moretti non si smentisce, è tosto e diretto come sempre, un sindacalista doc. Io faccio sempre nome e cognomi, dico le cose. Io sono qui, se c'è qualcuno che mi vuole smentire, mi smentisca pure. Vogliono un dibattito televisivo? Ben volentieri, li aspettiamo sulla nostra televisione, non sulle loro televisioni, dove loro vanno a fare la pubblicità, non sui loro giornali dove loro vanno a fare la pubblicità e a noi non ci pubblicano gli articoli, perché questa è la realtà. Glielo dice uno che fa il giornalista. Noi siamo a disposizione, se c'è qualcuno che vuol rispondere al dottor Moretti, noi siamo disponibili appunto a questo dibattito, meglio a questo confronto. Spero che la parte destra del viso sia venuta meglio della parte sinistra. Fatemi sapere com'è venuto. Purtroppo non ho potuto fare la barba perché mi sono sbagliato. Chiudiamo con 5. L'ironia tipica marchigiana, io ringrazio il segretario. Grazie di essere a voi, stato siete stati noi. Molto gentili. Arrivederci.